Buonasera, siamo al clou di questa grande serata calcistica. Il calcio in abito della sera propone i suoi pezzi migliori con le parti finali delle coppe europee. Abbiamo visto nel primo pomeriggio il pareggio, il sofferto pareggio del campo della Dinamo di Bucarest. Vialli prima si fa ammonire e poi segna in pieno recupero il gol del pareggio, quindi della probabile qualificazione. Milan da mezz'ora difende le sue speranze, le sue ambizioni. L'attacco del Werder Brema è partito fortissimo, dobbiamo dire, è andato due volte vicino a gol, però al Milan, come è successo alla Stella Rossa di Belgrado, ha avuto un episodio abbastanza sconcertante con l'arbitro portoghese che ha annullato un gol che forse la palla era entrata al di là della linea. E poi adesso, tra pochi istanti, il big match tutto italiano tra Juventus e Napoli, un big match preceduto purtroppo da incidenti, anche se lievi, tra le due tifoserie. A tale proposito passiamo la linea a Giorgio Martino, ricordando prima il punteggio della gara tra PSV Eindhoven e Real Madrid. Al primo tempo Real Madrid in vantaggio per 1-0, gol di Puntachegno. A te Martino, questi incidenti come sono, cosa seria o no? Ma io penso che si possa tradizionare il tutto, perché si è tratti qualche scaramuccia fra le cosiddette opposte tifoserie, dovute soprattutto a un fatto logico, cioè nella curva Maratona sono stati inseriti sia i tifosi del Napoli che quelli della Juventus, e quando i due gruppi sono entrati a prendere stato, un momento di contatto, di avvicinamento che ha provocato anche questi incidenti intorno alle 18:30 circa, a cui hai fatto riferimento tu. Poi però la situazione si è tranquillizzata, si è normalizzata. Adesso, se Malani avrà l'occasione di farcelo vedere, la curva Bruna praticamente è divisa in due spicchi, con la presenza di poliziotti dell'ordine che fanno, per così dire, da cuscinetto, che separano i due gruppi di tifoserie. Portato tranquillamente calma della partita. Stadio, le squadre sono già in campo, ecco le formazioni inglese. Courtney sta per dare inizio. Nel primo tempo la Juventus in maglia bianconera gioca alla sinistra dei vostri tacconi Favero, De Agostini, Galia, Bruno e Tricocchi, Barros, Saltobelli, Zavarov e Mauro. A disposizione Bodini, Brio, Magrin e Laudrup. Il Napoli presenta la sua inconsueta, ma ormai non più tanto inconsueta, maglia rossa. Nel primo tempo gioca alla destra dei vostri schermi. Il primo tempo è cominciato con il calcio d'inizio battuto dalla Juventus, con Giuliani, Ferrara, Francusi, Corradini, Renica, Crippa, Lemao, Careca, Marrone e Carnevale. Ecco la formazione del Napoli, che in panchina a disposizione dell'allenatore Ottavio Bianchi ha il secondo portiere Di Fusco, Bigliardi, Romano, Giacchetta e Neri. Salutiamo anche gli sportivi italiani del Nord America che seguono il collegamento diretto via satellite. Questo clou giornata per il calcio italiano, uno scontro tutto italiano, la seconda volta che questo avviene nella lunga storia delle coppe europee, e per la seconda volta ne è protagonista la Juventus, che già ha dovuto incontrare nella stagione 85-86 il Verona in Coppa dei Campioni, quando il Verona era campione d'Italia e la Juventus deteneva la Coppa dei Campioni. In quell'incontro, in quella sfida che avvenne negli ottavi di finale, la Juventus pareggiò a Verona per 0-0, vinse a Torino per 2-0 e superò il turno. Vediamo al rinvio il portiere del Napoli Giuliani, il servizio era verso il centravanti Careca. Il Napoli presenta tutti e tre gli stranieri: Careca, vice capocannoniere del campionato italiano, Maradona e Alemao, rientrato proprio domenica scorsa all'attività. Uno spunto di Maradona che mette al centro verso Carnevale, e il colpo di testa di Carnevale sfiora il palo basso, il secondo palo. Si stava ripetendo quanto era avvenuto in occasione dell'incontro giocato in campionato nel mese di novembre, nella sesta giornata. Vediamo comunque che Carnevale si è anche prodotto forse un qualche risentimento muscolare. Vediamo l'azione, lo spunto di Maradona, il colpo di testa di Carnevale che aveva superato Tacconi, ma la palla è finita fuori dello specchio della porta. Vi dicevo, si sta ripetendo quanto era avvenuto nella partita giocata a novembre, quando Carnevale, dopo appena tre minuti, portò in vantaggio proprio il Napoli. La partita poi finì 5-3 per il Napoli. Adesso c'è la replica della Juventus con Marocchi, sul quale è intervenuto Francini, la rimessa in gioco dello stesso Marocchi a beneficio di Mauro, che scambia ancora con Marocchi, cross al centro, e quando interviene Renica era già intervenuto l'arbitro Courtney, che aveva già fermato il gioco ed ha assegnato
una rimessa in calcio di punizione in favore della Juventus. Vediamo Mauro sulla palla, pronto alla battuta di questo calcio di punizione che spiove in aria, c'è il colpo di testa di Corradini, riprende Zavarov, la conclusione del sovietico è fuori. Debutto nelle coppe europee con la maglia bianconera della Juventus per Sasha Zavarov, eccolo inquadrato in primo piano. Zavarov che non aveva potuto partecipare ai turni precedenti in quanto il suo allenamento era avvenuto dopo il 15 agosto e di conseguenza non aveva potuto essere schierato nelle partite di coppe europee che si sono svolte nell'anno 88. A partire da questi quarti di finale invece il suo tesseramento è valido anche dal punto di vista delle coppe europee e gioca infatti Zavarov, mentre vediamo ancora uno spunto, cerca di superare un paio di avversari, poi viene fermato da Tricella. L'arbitro Courtney assegna il calcio di punizione, rivediamo l'azione, c'è Galia che lo insegue, va incontro a lui Tricella ed è proprio del libero ex veronese, e curiosamente Tricella e Giuliani, ora Tricella libero della Giuliani portiere del Napoli, parteciparono con la maglia del Verona in quella partita di cui vi avevo accennato fra Juventus e Verona, il primo scontro tutto italiano in una Coppa Europea. Vediamo Maradona sulla palla, dietro c'è anche Renica per battere questo calcio di punizione. Toccata la palla per Renica, il suo sinistro viene però intuito da Tacconi e sulla battuta di Renica Tacconi devia il calcio d'angolo, primo angolo in favore del Napoli. L'arbitro però non ha segnato il calcio d'angolo ma ha ravvisato una posizione irregolare, rivediamo l'azione, infatti avete visto che viene battuto un calcio, è stato battuto un calcio di punizione in favore della difesa della Juventus, un avvio abbastanza brillante, le due squadre non si stanno studiando, si conoscono molto bene e quindi subito hanno dato il via alle ostilità senza perdere troppo tempo in misure e contromisure. C'è un calcio di punizione in favore della Juventus, lo spiovente in aria verso Marocchi, dietro c'è Zavarov, sul sovietico c'è stato l'intervento da parte di Fusi, quindi vediamo la replica con Crippa, cerca di andare via Careca, interviene la difesa bianconera con Bruno a fermare Careca, quindi Marocchi. La replica della Juventus, Marocchi mantiene regolarmente la palla in campo, la cede a Mauro che cerca di cambiare il gioco verso De Agostini, anticipato però da un intervento di Alemão, riprende Galia, De Agostini fa movimento la squadra juventina con Altobelli che in area, su Altobelli c'è Corradini, Barros. Regolare secondo l'arbitro Courtney l'intervento difensivo su Barros, quindi il gioco è ripreso, ma poi la squadra napoletana non l'ha saputa amministrare la palla, quindi la rimessa laterale juventina. Galia fa una finta verso Marotti che voleva far proseguire Altobelli, c'è un recupero di Favero, quindi Tricella, centrocampo juventino che manovra con Mauro, va alla conclusione lo stesso Mauro, il tiro viene ribattuto, Altobelli con Corradini, c'è un fallo di Corradini, ci sono alcuni ex torinisti, Corradini e Crippa nella formazione napoletana, quindi giocatore, e Francini che rientra con la maglia numero 3, i tre ex torinisti, giocatori che hanno giocato a lungo in questo stadio. Si riprende con il calcio di punizione fuori della Juventus, Massimo Mauro sulla palla, c'è Maradona nella mini barriera, Mauro vede Zavarov, il russo cerca di liberarsi ma Renica gli ribatte il tiro, poi c'è Alemão in copertura, rinvio lunghissimo del brasiliano ma nettamente fuori, pensava
ricordava che Alemão avrebbe avuto la maglia numero 5, secondo Vezzo, tipo brasiliano, Bianchi ha preferito una numerazione più tradizionale con la maglia numero 5 di stopper data a Corradini, che gioca infatti su Autobus. Viene via Renica dalla mischia davanti alla propria area di rigore, mette in movimento, cerca di fare l'attacco, ora viene Maradona a supporto Crippa che si è spostato a sinistra, si portano davanti Careca e Carnevale, mentre Maradona, e c'è anche Francini che aveva suggerito il passaggio di Maradona, intercettato però da Favero che era intervenuto giustamente. Ora Ricella protegge l'intervento di Tacconi che rimette in azione Mauro. Marocchi, Mauro, ancora in profondità a cercare lo spunto di Altobelli, che ha già segnato 39 Eurogol, è il giocatore italiano che ha segnato più gol di tutti nelle Coppe Europee. Bello spunto di Altobelli, poi Corradini lo ferma. Mauro, fermato da Crippa, Favero, Zavarov, ancora Zavarov che non riesce a centrare il tiro, anche se sono già due o tre volte che dà la sensazione di farsi spazio proprio per cercare il margine buono per la conclusione, magari da fuori area. Mauro, affrontato da Maradona, ha avuto due spunti brillanti Maradona in inizio di partita. C'è un fallo di Crippa ai danni di Marocchi, ex bolognese, entrato quest'anno nel giro azzurro. Ancora Mauro, come sempre alla battuta per il calcio di punizione, ha intercettato Maradona, quindi il colpo di testa di Crippa che mette fuori area. Bruno, ancora Crippa, intercettato bene, viene via Crippa servendo Carnevale, aspetta di trovare qualche collaborazione, poi serve Maradona che riesce ugualmente a mantenere la palla e quindi far proseguire l'azione. C'è un lancio verso Careca, esce dall'area Careca palleggiando per cercare ancora collaborazione, la trova in Crippa, cross di Crippa verso Maradona in fuorigioco. Fuorigioco di Maradona su questo lancio di Crippa. Dopo 10 minuti e 10 secondi nel corso del primo tempo, al Comunale di Torino 0-0 tra Juventus e Napoli nella partita di andata dei quarti di finale della Coppa UEFA. Avanza Zavarov, è fuorigioco questa volta Altobelli. Eccolo Stillo Altobelli al suo primo anno nella Juventus, ha segnato 4 gol nelle Coppe Europee portandosi a quota 39. Corradini, Renica, tentativo di pressing di Zavarov sulla palla che era di Ferrara. Fusi, avanza ancora Corradini, resta in zona di attacco Corradini, è pressato anche lui, si libera del pallone servendo Ferrara, avanza Ferrara verso Alemão, possibilità di traversone, ribattuto opportunamente da Tricella in fallo laterale. Rimessa in gioco dello stesso Alemão, si avvicina il connazionale greca, ancora verso Alemão, bello il cross di Alemão, il colpo di testa di Maradona, cercava di liberare ancora Carnevale, troppo alta la palla per Carnevale, azione comunque è proseguita da Crippa che difende il possesso della palla, rimette in gioco ancora verso Maradona, fermato Maradona, ma l'arbitro interviene ravvisando una scorrettezza del capitano del Napoli in questa azione, quindi il gioco è stato ripreso con un calcio di punizione in favore della Juventus che ora manovra come sempre con Mauro, regista più che tornante. Ecco ancora Mauro, triangola con Marocchi. Marocchi si libera la palla per Mauro che fa proseguire ancora Zavarov, cerca lo spunto Zavarov, c'è un calcio di punizione
per l'intervento scorretto sul giocatore sovietico. È stato Pusi a commettere il fallo su Zavarov, che cercava di aprirsi un varco allargando la palla sul versante sinistro. Ecco, rivediamo questa azione. Le immagini sono effettuate dalla squadra esterna di Ancona con la regia di Nazareno Balan. Immagini che tornano dal vivo per il calcio di punizione in favore della Juventus. Vediamo in area, ci sono Barros, Galia, Marocchi, si era portato anche Bruno per Di Agostini. Il cross, colpo di testa, e poi il gran tiro, il gol da parte di Bruno. Juventus in vantaggio con un gran tiro da fuori area di Pasquale Bruno. Juventus 1, Napoli 0, 13° minuto e 20 secondi. Gran tiro da fuori area di Bruno che porta in vantaggio la Juventus. Ecco la ripetizione sugli sviluppi della punizione, vedete il cross in area. Pallone servito per Bruno, gran tiro da fuori area che inganna e batte Giuliani. È Marocchi che serve indietro per Bruno, prontissimo a volo il tiro del difensore. Ecco il quadrato Dino Zoff, ieri 47 anni. Juventus in vantaggio con un gran gol di Pasquale Bruno al tredicesimo minuto del primo tempo. La rimessa in gioco è di Francini per Renica verso Carnevale, anticipato da Favero. Favero gioca su Carnevale, Bruno invece su Careca, ed ha segnato proprio. Pericella è libero, Galia gioca su Maradona. Zavarov, Mauro, Marocchi. Il lancio di Marocchi è per Altobelli, cerca di superare Corradini, palla che carambola in calcio d'angolo del primo angolo della partita ed è in favore della Juventus. Il Napoli non ne ha battuto nessuno. È Sasha Zavarov che va alla bandierina a battere l'angolo, gli va incontro ma scivola Mauro, quindi sfuma l'angolo. Carnevale e Maradona portano avanti la replica del Napoli, oggi ripeto in maglia rossa. Napoli manovra ora con Crippa, Alemão è affiancato da Ferrara ma va avanti a proseguire. Pusi, Alemão ancora, Maradona ha ribattuto la difesa juventina ed è Barros che porta adesso avanti rapidamente l'azione dei bianconeri. Combinazione Barros e Zavarov, interviene intercettando Alemão che reclamava un'uscita della palla prima che l'azione proseguisse. Ecco che è intervenuto adesso l'arbitro Courtney, 48enne inglese, che assegna il calcio d'angolo, quindi non era uscita la palla come reclamava Alemão, e qui l'azione si ripete con una rimessa laterale all'altezza della bandierina. La rimessa in gioco di Ferrara direttamente verso il portiere Giuliani. Francini, Crippa. Crippa si trova quasi sempre ad agire nella zona di Marocchi. C'è una punizione che Crippa batte con la collaborazione di Carnevale, quindi Corradini, Crippa. Lancio di Crippa, arriva Alemão sul colpo di testa di Careca, ma Alemão controlla molto male un pallone che in realtà Careca gli aveva girato molto bene. Invece Tacconi subito attento, subito ottimo protagonista Tacconi nei minuti iniziali quando la pressione del Napoli era più efficace grazie soprattutto a un paio di spunti ideati da Maradona. Poi la partita è entrata in equilibrio ed è l'equilibrio rotto dal gran tiro di Pasquale Bruno che ha portato in vantaggio la Juventus. Ora siamo al 17° minuto e 25 del primo tempo,
e la Juventus conduce per 1-0 con un gol di Bruno. Da Marotti a Favero, c'è in protezione Tricella e infatti Favero appoggia tranquillamente su di lui. Bruno, Gallia, Mauro, triangolazione a beneficio ancora di Mauro, che è un fallo di Renica sul numero 11 bianconero, che in palleggio elegante aveva superato gli avversari proseguendo l'azione. Si riprende con un calcio di punizione in favore della Juventus, rivediamo, ecco l'elegante azione di Mauro e l'intervento scomposto da parte di Renica, che era stato proprio ingannato anche dall'eleganza del controllo di palla. Zavaro finge il tiro, apre per De Agostini, sul quale c'è Alemão. Alemão ferma De Agostini, la rimessa laterale dello stesso De Agostini, ancora l'appoggio per De Agostini, girata la palla da Marocchi, ma è scorretta l'azione dell'ex bolognese e Courtney assegna il calcio di punizione in favore della difesa del Napoli. Francini, Renica in azione, Corradini, Ferrari, non ha potuto controllare Maradona perché è stato fermato irregolarmente, quindi c'è il calcio di punizione in favore del Napoli sulla tre quarti. Alemão che probabilmente effettuerà la punizione. In area sono andati Francini oltre che Careca, Carnevale e Maradona. Carnevale, colpo di testa di Careca, fuori, saltato anche Francini, questo inquadrato è Francini. Rivediamo la punizione di Alemão. Conclusione fuori dopo 20 minuti esatti. Marocchi aveva controllato con un braccio, ma era stata giudicata involontaria. La rimessa in gioco di Marocchi ancora per Mauro. In profondità Renica protegge l'uscita di Giuliani. Careca va a raddoppiare la marcatura di Agostini su Careca dopo che era intervenuto anche, come sempre, Bruno. Francini, Renica, Ferrara, Bruno e Tacconi blocca sulla ricaduta di questo alto campanile provocato da un intervento di Bruno davanti a Careca. Mauro in posta, Zavarov, Barros, scatta di Agostini, Barros ritarda l'azione verso la fascia sinistra, prosegue invece per linee interne con Mauro, Barros, Mauro, Zavarov. Buon intervento da parte di Ferrara che ritarda l'azione della Juventus, che comunque prosegue ancora con Zavaro, poi quindi Mauro. Lo ferma Maradona, togliendogli bene la palla, triangola Maradona con Careca, ancora Maradona chiuso fra un paio di avversari che erano Galia e Marocchi. L'arbitro Courtney ha assegnato il calcio di punizione in favore del Napoli per l'intervento sullo stesso Maradona, che sta per battere la punizione. In avanti si porta ancora Francini, mentre c'è il fuorigioco di Carnevale. Non è un caso che Francini si spinga così ripetutamente in avanti. Francini ha già segnato due importanti gol in Coppa UEFA nelle due partite contro il Lokomotive di Lipsia.
segnò il gol dell'1-1 a Lipsia e poi il primo gol del 2-0 in casa nel match di ritorno. Napoli vinse 2-0 con gol di Francini e con un autogol. Napoli ha segnato poco in Coppa mentre ha segnato moltissimo in campionato, viceversa la Juventus, che ha segnato meno del Napoli in campionato, ha segnato invece molto di più del Napoli nelle coppe, con risultati piuttosto massicci: un 5-0 all'Hotelul nel primo turno e un 5-1 al Bilbao, l'Atletico di Bilbao, nel secondo turno. Maradona. Intorno a Maradona si sviluppano sempre delle mischie piuttosto confuse, molto nutrite. Ecco Renica che appoggia per Crippa, scatto in avanti di Carnevale in posizione centrale, Crippa deve ritardare la situazione perché è ostacolato da Barros, che lo disturba molto con il suo pressing e quindi gli impedisce di impostare. Ancora ottimo pressing da parte del portoghese, in ottima forma si vede. Francini, troppo alta la palla per Careca, quindi imposta adesso Marocchi. Francini lo ferma, ma la palla schizza ugualmente verso alto. Belli in profondità, troppo lungo per Zavarov, per Barros, che è anticipato da Francini e da Renica. Alemão, mentre inquadrato Rui Barros, Alemão che ha impostato per il Napoli. La rimessa in gioco di Careca, ancora verso Alemão, lo scambio fra i due brasiliani, nuovamente Careca. Adesso la punta più avanzata è Maradona in questa circostanza, posizione centrale, ma la palla non arriva in quella zona. Riparte il Napoli dalla propria metà campo con il libero Renica, si allarga Crippa, viene servito proprio l'ex torinista. Buono spunto per andar via Mauro, quindi Maradona, Careca, Maradona verso Carnevale a metà strada, intervento di D'Agostini a metà strada fra Carnevale e Alemão, ma riprende subito però Ferrara, un raso terra non molto felice sul quale interviene prontamente Barros, rapido il suo rilancio. Altobelli, fermato Altobelli, Mauro dopo un intervento di Favero. Carnevale scatta insieme a Ferrara, ancora Barros che disturba Carnevale e gli fa perdere il possesso della palla. Galia, Bruno, Barros mobilissimo, buon anticipo da parte di Corradini, Alemão, Corradini ancora, Corradini poi dialoga con Maradona, quindi Ferrara, e viene avanti anche Renica, ancora in postazione verso Fusi. Fusi è intercettato il suo lancio ed è pronta la replica della Juventus, fermata però da Ferrara che blocca Mauro. A sua volta Bruno ferma Careca, il rilancio per Mauro, tutto spostato a sinistra, su Mauro va Ferrara. Barros, Altobelli, Marocchi, intercettato il passaggio di ritorno di Marocchi. Carnevale verso Renica, ha intuito Favero, quindi ancora Carnevale che parte da dietro per cercare di impostare slalom e supera due avversari, il terzo però che è Galia lo ferma. Zavarov, quindi Tricella, Di Agostini, Maradona e Careca, la combinazione con dei due viene proseguita poi da Ferrara, c'è un fallo in gioco pericoloso di Galia e c'è il calcio di punizione in favore del Napoli proprio appena superata la metà campo. E siamo giunti adesso al 27esimo minuto del primo tempo col punteggio di 1-0 in favore della Juventus. Renica, Maradona, Careca verso Maradona ancora, anticipato da Galia, quindi Francini, ma la palla è recuperata dal centrocampo juventino, molto aggressivo, molto
ispirato dal pressing. Marocchi verso ancora Marocchi, il passaggio di ritorno di Zavarov, poi Francini interviene, ma era già intervenuto in precedenza l'arbitro Courtney per un fallo di Altobelli che era piombato su Ciro Ferrara, calcio di punizione che è stato già battuto dal libero Renica che ha scambiato con Giuliani. Crippa, nella mischia la palla schizza a Mauro, era stato ancora Barros a indirizzare bene, poi Altobelli, c'è un fuorigioco di Zavarov, non viene neanche battuta la punizione, l'arbitro ha fatto cenno a Giuliani che poteva rimettere tranquillamente lui, così ha fatto, ha servito Crippa, quindi Maradona, Alemão, Careca sempre seguito da Bruno che poi commette fallo sul brasiliano, c'è il calcio di punizione dello stesso Careca, tocca verso Ferrara, Careca ancora, gli va incontro Fusi, triangola bene ancora con Careca, Maradona, Maradona ancora per Careca, la conclusione di Careca è debole, c'è stato l'intervento di Tacconi che aveva intuito bene ed è uscito con perfetta scelta di rete. Verso Crippa, il quale gioca Mauro adesso, palla che perviene a Renica, anticipato Careca da Bruno, Ferrara per Carnevale dopo un mancato intervento di Favero che era stato scavalcato dal lancio di Ferrara, ma Carnevale non ha saputo approfittare, ora interviene bene Francini che anticipa il pallone che era indirizzato verso Sasha Zavarov. Marocchi, è libero De Agostini che scatta sulla sinistra, Marocchi lo vede, lo serve, su De Agostini va a chiudere Alemão, De Agostini serve ancora Marocchi, quasi possibilità di tiro, Altobelli cerca la triangolazione con Marocchi che viene però fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore della Juventus e siamo giunti alla mezz'ora del primo tempo con la Juventus in vantaggio per una rete a zero grazie al gol segnato al 13° da Bruno. Intanto stiamo rivedendo il pallo su Marocchi che stava triangolando con Altobelli, calcio di punizione in favore della Juventus. Si fittisce la barriera del Napoli davanti a Giuliani, poi però si diradano i giocatori, ora va in barriera anche Renica. Giuliani ancora sta urlando ai compagni la disposizione, c'è Altobelli, Mauro, Altobelli, riprende ancora Altobelli, apre per De Agostini che si fa trovare sempre proprio smarcato, il suo cross ed è Fusi che aggancia e mette fuori aria con questo rinvio in fallo laterale. Carnevale pronto al disimpegno difensivo e a trasformarlo poi in una replica offensiva, ma Favero anticipa tutti, nel caso specifico anticipa poi Ferrara che si era trovato tra i più avanzati per predisporre questo attacco. Adesso invece la Juventus che prova questo attacco, Corradini su Altobelli che fa viaggiare ancora Di Agostini, mantiene la palla in campo Di Agostini, arriva Ferrara, rinvia Carnevale, bene appostato per controllare il rinvio verso Maradona, Renica, Crippa che cerca la collaborazione con Careca e fa proseguire ancora Crippa, Careca lo segue ma è arrivato Bruno che ha fermato lo stesso Crippa prima che potesse continuare l'azione con Careca. Barros,
Roberto Belli. È un intervento irregolare di Altobelli su Corradini. Nel Napoli non giocano De Napoli e Carannante, indisponibili per squalifica. Ci sono parecchi giocatori sia del Napoli che della Juventus che sono sotto rischio di squalifica, avendo già una ammonizione. La seconda ammonizione farebbe scattare automaticamente la squalifica per il match di ritorno che si giocherà a San Paolo di Napoli mercoledì 15 marzo. In deviazione renica adesso è Francini, Crippa, Fusi, Carnevale, si libera o cerca di liberarsi di Favero, ancora per Fusi, Maradona, in avanti Fusi, era in fuorigioco proprio il numero 4 napoletano. Fuorigioco di Fusi, ex sampdoriano, e vediamo di nuovo l'azione, il palleggio di Maradona che cercava di servire appunto Fusi. Dopo aver battuto la punizione, Tacconi effettua il rinvio molto lungo che si proietta verso l'area di rigore avversaria, colpo di testa all'indietro di Fusi, ma c'era stato prima un fallo juventino, c'è stata la punizione già battuta, ecco Alemão. C'è Careca, Corradini, al centro è andato Carnevale, Renica, verso Maradona, il quale continua a giocare in marcatura Galia. Favero è su Carnevale, Bruno è su Careca, Galia è su Maradona. Campo napoletano invece, Corradini è su Altobelli, ecco proprio l'azione Corradini. Ecco Ferrara, verso Alemão, controllato da Tricella che lascia scorrere il pallone in gioco oltre il fondo. Dopo aver segnato il gol con Bruno, la Juventus ha dato la sensazione di poter amministrare il suo vantaggio con una certa autorevolezza. Napoli non si è ancora ripreso dallo shock del gol, era più brillante prima quando le due squadre erano sullo 0-0. Colpo di testa di Francini, Crippa, rovesciata di Bruno verso Zavarov, Maradona apre bene per Careca, fa venire in avanti Crippa, fondo di Crippa, mantiene il possesso della palla Crippa, poi serve Alemão, Crippa ancora, il tiro cross del numero 7 napoletano finisce direttamente fuori. Combinazione Crippa-Alemão e poi un tiro cross tentato dallo stesso Massimo Crippa, ora inquadrato, che finisce fuori al 36esimo minuto e mezzo del primo tempo, con punteggio sempre di 1-0 in favore della Juventus, grazie al gol segnato da Pasquale Bruno al 13esimo con un gran tiro da fuori area su corto appoggio di testa dall'area di rigore all'indietro effettuato da Marocchi. Ancora un lungo rinvio di Tacconi e subito Barros pronto a scattare, va a terra Barros, l'arbitro ritiene regolare l'azione, il gioco prosegue, Maradona cerca di ispirare la manovra per il Napoli, in Ferrara, Maradona ancora, ma è ancora nella sua metà campo il Napoli che ora si porta in avanti con Crippa, scatto ancora di Para in due tempi, poi in secondo momento interviene la difesa juventina con Mauro sulla respinta di Tacconi, pronto il tiro e pronta la replica però di Tacconi che mentre si era tuffato per intervenire in secondo tempo è stato anticipato dal
suo compagno Mauro. Altobelli, Altobelli, esce Giuliani. Su Altobelli ancora pericolosamente in agguato. Stiamo rivedendo intanto il tiro di Crippa, parato da Tacconi che cercava di deviarlo. Adesso le immagini tornano in diretta dal vivo, c'è l'azione di Renica. Francini non può inseguire quel pallone che gli sfugge in fallo laterale. La rimessa in gioco di Gallia. Altobelli. Fusi all'indietro verso Giuliani. Alemão. Corradini. Careca si sposta quasi sempre nel ruolo di ala destra. C'è un fallo di Favero su Carnevale. Sulla fascia sinistra si inseriscono sia Crippa che Francini. A destra c'è quasi sempre allargato Careca, con Carnevale che è più centrale. Maradona batte la punizione, Carnevale la gira all'indietro, colpo di testa di Gallia, ma riprende ancora il Napoli con Maradona. Alemão, Ferrara cerca lo scambio breve, poi va via Ferrara, buono il pallone per Maradona, conclusione alta di Maradona sul bel servizio di Ciro Ferrara, rapido a servire all'indietro il suo capitano. Conclusione alta di Maradona, rivediamo lo spunto di Ferrara che vede poi libero Maradona, lo serve, Maradona controlla e tira, ma molto alto sulla traversa della porta difesa da Stefano Tacconi. 39 minuti e mezzo del primo tempo, sempre Juventus 1, Napoli 0. Colpo di testa di Francini, ora controlla Ferrara, ma il suo rilancio è troppo in profondità, né Careca né tantomeno Carnevale, che era più lontano, possono intervenire. Bruno, autore del gol che ha sbloccato la partita. Tricelli. Meno lungo del solito, meno profondo del solito il rinvio di Tacconi, un rimpallo favorisce poi Carnevale. La palla era in campo, giustamente l'arbitro ha fatto proseguire, ora è uscita fuori. La rimessa in gioco è napoletana di Fusi, Renica, Corradini, si allarga a Ferrara, riceve Ferrara, più avanti c'è Alemão, Ferrara serve Maradona, c'è un fallo di Gallia su Maradona. Batte rapidamente Ferrara per Alemão, al centro c'è Careca, lungo il cross di Alemão, colpo di testa di Carnevale, la difesa juventina si chiude molto bene senza affanno davanti a Careca. Sul pallone di Carnevale, quindi da Fusi a Crippa riparte in avanti il Napoli. Maradona, si allarga Alemão, più avanti c'è Crippa, sbagliato il lancio di Maradona, inserimento di Zavarov sul quale interviene Ferrara. Fusi, mischia un po' confusa, esce poi Alemão, Crippa allarga ancora Careca, credeva di trovare collaborazione di qualche compagno ma era solissimo, quattro avversari erano fra lui e Maradona in pratica. Corradini, Maradona, ancora verso Corradini, Fusi, Corradini. Barros e Zavarov ispirano molto un pressing a centrocampo che impedisce a Napoli in quella zona di impostare con calma, quindi frequentissimi passaggi all'indietro per evitare di perdere il controllo della palla. Adesso è la Juventus che ha perso una palla a centrocampo,
Maradona e Carnevale. Maradona adesso ha servito Crippa, pronto il cross di Crippa, colpo di testa da parte di Vicella, poi è Marocchi che anticipa Fusi, quindi si allarga Di Agostini, scatta in avanti Barros, va comunque Corradini in anticipo a servire all'indietro un po' troppo corto e Renica poi riesce a prolungare di quel tanto la palla per impedire a Altobelli di insidiare Giuliani. Quindi Crippa, Ferrara, Alemão, Carega, ancora all'indietro perché il pressing juventino disturba molto il Napoli. Crippa, alta per Maradona, sbagliato il lancio di Mauro per Zavarov, ma Francini non ha potuto approfittarne. Replica la Juventus ancora con Mauro, mantiene bene la palla in campo Mauro, potrebbe effettuare ora il traversone, aspetta che arrivi qualcuno, entra in area di rigore ma Francini si era ben appostato per controllarlo e lo ha fermato. Lo spunto di Mauro al 43esimo minuto e mezzo, lo stesso Mauro va a recuperare la palla per effettuare la rimessa in gioco. Barros gli si avvicina, Barros, Mauro, rimpallo su Francini, palla che schizza oltre il fondo campo ed è dunque calcio d'angolo per la Juventus, secondo calcio d'angolo in favore della Juventus. Batte ancora Mauro, quasi alla conclusione, 44 minuti e mezzo. Alemão di testa mette fuori area, insegue Zavarov, scavalca Maradona, poi però Fusi intercetta il suo lancio, riprende però Favero, getta in avanti, colpo di testa di Rennica, Napoli che non riesce a far scattare il contropiede, Juventus che riconquista la palla, Zavarov, Mauro mentre si spegne qualche luce. Va via molto bene Barros, lungo l'out destro, al centro pronto il cross, autogol! E la Juventus ha raddoppiato, autogol sul tiro cross di Barros e Juventus che raddoppia proprio al 45esimo minuto del secondo tempo per questa deviazione di Corradini che arrivava, rivediamo l'azione perché è stata molto rapida. Va via molto bene Barros fra Alemão e Francini, è pronto a andare via veloce, mette al centro Corradini, anche lui arrivava e ha ingannato Giuliani, in realtà la palla gli è andata addosso, lui non ha potuto scansarsi. Ecco che arriva, tocca molto male con il sinistro ed è il 2-0, finisce il primo tempo. Primo tempo con il punteggio di Juventus 2, Napoli 0, il gol di Bruno al 13esimo, l'autogol di Corradini al 45esimo, prima di dare la linea a Galeazzi, linea invece a Franco Costa che è in campo, a te Franco. Sì, sono all'ingresso degli spogliatoi, sto aspettando i giocatori che rientrino, naturalmente i giocatori del Napoli come sapete fanno silenzio stampa. Ecco Maradona che passa dinanzi a noi, si fa il segno della croce. Volevo un attimo avvicinare Bruno se riesco. Bruno, Bruno un attimo, Bruno, Bruno un attimo. Quanti gol hai fatto in Serie A finora? Nessuno. Questo è il primo. No, segnato. Ho fatto due gol. E questo in Europa è il primo. Per esempio importante. Grazie, ecco, vediamo se riusciamo a avvicinare un attimo. Zoff. Zoff un attimo, solo un attimo, soltanto un attimo. Dopo, dai. A 2-0 va bene, no? Però. Sta parlando con Mauro Zoff e mi pare che prima di restituire la linea a Roma mi pare che i maggiori problemi il Napoli li abbia proprio sulla fascia dove manca Napoli per Napoli Granante per squalifica, perché appunto stava parlando Zoff con Mauro dicendogli che bisogna insistere molto sulla fascia destra per far difesa del Napoli. D'accordo, con questo momento è tutto, restituisco la linea a Roma.
essere ora nuovamente collegati in diretta con lo stadio comunale di Torino per il secondo tempo dell'incontro Juventus-Napoli. Le squadre non sono ancora rientrate in campo, il risultato è di 2-0 in favore della Juventus con i gol di Bruno e l'autogol di Corradini al 45esimo. Questo è il secondo autogol di cui beneficia la Juventus. Nel primo turno, quando aveva battuto qui a Torino per 5-0 l'Otelul, era stato proprio un autogol, il quinto gol della Juventus, che aveva segnato due volte con Barros, una volta ciascuno con De Agostini e Altobelli. All'andata aveva perso 1-0 contro l'Otelul con quel gol fantasma di cui abbiamo più volte visto le immagini, gol della Juventus non concesso. Poi ancora un 5-0 della Juventus sull'Atletico Bilbao con doppietta di Laudrup, un gol di Galia, quindi una rete ciascuno anche di Mauro e di Altobelli. Nel ritorno a Bilbao la Juventus fu sconfitta 3-2 e segnarono Laudrup e Galia. Contro il Liegi nell'ultimo turno, doppia vittoria al Liegi, 1-0 gol di Altobelli, al ritorno 1-0 ancora gol di Altobelli, così 4 gol sono di Altobelli, 3 di Laudrup, 2 di Barros, 2 di Galia, 1 di De Agostini, 1 di Mauro e un autogol, i quali vanno aggiunti il gol di Bruno e l'autogol di Corradini di oggi. Altobelli con questi 4 gol in maglia bianconera è arrivato a quota 39 come miglior eurobomber assoluto fra tutti i calciatori italiani e comunque militanti in squadre italiane. Il cammino del Napoli invece è questo, uno successo con un rigore di Maradona sul PAOK a settembre nella partita di andata, nel primo turno un pareggio in Grecia con un gol di Careca, poi un pareggio in Germania orientale con un gol di Francini contro il Lokomotiv Lipsia, sconfitto poi a Napoli per 2-0 ancora con un gol di Francini e con un autogol a beneficio del Napoli. Napoli che ha poi fatto 1-0 a Bordeaux nell'ultimo turno con un gol di Carnevale, pareggiando nel return match 0-0 contro la formazione francese. Questa partita fra Napoli e Juventus è la quarta e ultima che si deve giocare per quanto riguarda i quarti di finale della Coppa UEFA, che ha esaurito le sue precedenti 3 partite già ieri con turni anticipati a Bucarest, dove oggi appunto ha giocato la Sampdoria che ha pareggiato per 1-1 contro la Dinamo, c'era già stato un 1-1 ieri, vittoria Bucarest, Dinamo Dresda 1-1, Stoccarda, Real Sociedad 1-0, Hertz e Bayern 1-0. Vedo che le squadre stanno rientrando, mi pare che Franco Costa è pronto nella zona degli spogliatoi, vediamo se hai qualche novità. Sandro Altobelli e Barros. Sandro, un attimo, questa partita va meglio di quanto pensata, ovviamente 2-0. Il problema difensivo del Napoli? Ma sapevamo che era una partita tutta da giocare, per adesso sta andando bene, speriamo che finisca bene. Grazie, vediamo se uscendo il Napoli che non parla, c'è stato qualche minuto di ritardo, lo segnalo perché l'impianto di illuminazione ha avuto dei problemi, come avrai notato alla fine del primo tempo ci sono ancora 5-6 fari spenti, però stanno riattivando l'impianto di illuminazione. Comunque adesso si comincia, ti do la linea Giorgio. Non hai potuto notare se ci sono novità nella formazione, dovrebbero essere gli stessi 11 del primo tempo. Sì, mi pare di sì, dopo Maradona come al solito si segna prima di entrare in campo, non vedo variazioni. Bene, io ricordo comunque che i due allenatori hanno a loro disposizione in panchina la Juventus, il secondo portiere Bodini, Brio, Magrin, Buso e Laudrup, il Napoli ha il secondo portiere Di Fusco, Bigliardi, Romano, Giacchetta e Neri. Ecco che il regista Nazareno Balani, che effettua la regia di questa partita con le riprese effettuate dalla squadra esterna di Ancona, ripropone anche la indicazione delle formazioni. Nel secondo tempo la Juventus in maglia bianconera gioca alla destra dei vostri schermi, il Napoli in maglia rossa gioca alla sinistra e batterà il calcio di inizio. Salutiamo ancora gli sportivi del Nord America che, come vi ho già detto, seguono in diretta via satellite questa partita molto attesa, proprio perché Napoli e Juventus sono le due squadre che hanno il maggior seguito di tifosi tra gli italiani in Nord America. Cominciato il secondo tempo,
esce Tacconi protetto dai suoi difensori. Tacconi è stato impegnato, comunque è dovuto stare allerta soprattutto nel primo quarto d'ora. Poi dopo il gol di Bruno la formazione juventina ha dato la sensazione di controllare con una certa autorevolezza il match. Nel Napoli da notare dal punto di vista tattico la assenza di De Napoli sulla fascia destra. De Napoli è un centrocampista esterno destro e in quella zona forse l'assenza di De Napoli si sente, anche se sono più frequenti gli spostamenti su quella zona di Careca, e la posizione di Alemão che gioca lì dove forse non si sente a proprio agio, comunque nella posizione ideale. L'arbitro Courtney ha fermato il gioco segnando il calcio di punizione in favore della Juventus per il fallo subito da Sasha Zavaro, come vi dicevo al suo debutto nelle coppe europee con la maglia della Juventus. Tricella ha battuto la punizione, Altobelli cerca di allargare verso Marocchi anticipato da Crippa, ma Marocchi va ugualmente a controllare la palla precedendo Carnevale e guadagnando la rimessa laterale a proprio favore. Mauro, quindi Galia che sta giocando su Maradona secondo quanto era già stato anticipato da Zoff. Ecco un buon pallone servito per De Agostini, molto puntuale sulla fascia sinistra. Il cross di De Agostini stava creando qualche problema per la difesa del Napoli che ha potuto comunque recuperare, ma la Juventus insiste con Galia, si inserisce Crippa, quindi Carnevale, Renica, Careca, Maradona, ancora verso Renica che aggancia, protegge il possesso della palla, serve Ferrara, quindi Alemão cerca di sbilanciare l'avversario, la palla è carambolata fra De Agostini e Alemão ed è finita in fallo laterale per la rimessa in gioco juventina effettuata dallo stesso De Agostini. Navarov, quindi Mauro, Altobelli per Mauro, ha intercettato Francini, pallone di ritorno, Ferrara, Crippa, discesa di Crippa sul versante sinistro mentre Carnevale è al centro, Crippa va a un tiro raso terra che non impegna minimamente Tacconi. Nel primo tempo un bel tiro di Crippa era stato invece un po' più problematico per Tacconi che aveva dovuto respingere senza poter bloccare. Zavarov, gioco di Ferrara, Alemão, Francini, Crippa, c'è una punizione per il Napoli già battuta, Carnevale, si inserisce Zavarov, Zavarov ancora, ma ancora l'intervento di Courtney per il fallo su Zavarov. Zavarov ha segnato l'ultimo gol in campionato proprio in quel 5-3 ricordato che si giocò in campionato all'andata, in campionato fra Napoli e Juventus, o meglio fra Juventus e Napoli. Ancora un intervento di Courtney, ancora un calcio di punizione per la Juventus, questa volta nella metà campo della squadra napoletana. Ricordo ancora una volta oggi gioca in maglia rossa De Agostini, Marocchi, Altobelli, fallo di Altobelli su Corradini, battuta rapidamente la punizione verso Alemão, Maradona, Alemão, scambio troppo corto, palla che arriva comunque ad Alemão, colpo di tacco di Careca per cercare di liberare Alemão, ne approfitta invece Bruno, Galia e per quindi De Agostini verso Altobelli, in anticipo su di lui è ancora Corradini, disimpegno su Giuliani che rimette in movimento Crippa, affiancato da Francini, va via Crippa, che quasi sempre fronteggia Marocchi, Favero alla rimessa in gioco, Mauro, attaccato da Carnevale, la
ancora, fa proseguire il gioco, resta regolare Barros. Di Agostini, Tricella, Zavarov, si allarga Galia, Zavarov fa proseguire Altobelli, ancora verso Zavarov, bello il punto del sovietico ed è Renica che ribatte il tentativo di tiro di Sasha Zavarov. Un palla che schizza in fallo laterale quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, rimesso in gioco il Juventino. Aveva cercato ancora Barros un cross al centro. Barros è stato indubbiamente fra i migliori in campo, molto mobile, molto aggressivo. Intanto ora cade Bruno. L'arbitro comunque aveva già fermato il gioco in precedenza, c'era un calcio di punizione in favore della Juventus, vediamo, viene riproposto questo episodio. L'arbitro lì vicino ha valutato bene quanto è avvenuto. Ecco, ora le immagini stanno per tornare dal vivo per vedere l'attacco del Napoli con Ferrara in profondità, colpo di testa di Favero, poi è Marocchi che controlla sull'attacco di Frangini. Maradona, Galia non gli lascia molto spazio, Tricella colpisce di testa verso fuori area, arriva anche Careca, Crippa riesce a fermare quantomeno l'azione della Juventus che con Favero e gli altri cercava poi di trasformare il disimpegno difensivo in una offensiva rapida in contropiede. C'è soltanto il calcio di punizione appoggiato su Mauro, mentre vediamo qualche movimento sulla panchina della Juventus. Juventus che viene in avanti, Corradini intercetta un pallone pericolosissimo che stava arrivando allo smarcato Altobelli, mentre abbiamo visto anche uno scorcio della panchina con della tribuna con Gianni Agnelli e c'era anche il direttore del Col Luca Montezemolo. Avanza il Napoli con Carnevale, è stata intercettata con la mano la palla sul cross tentato da Carnevale che voleva servire Ferrara che era avanzato con lui, e quindi c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. 7 minuti e 50 secondi nella ripresa, Juventus in vantaggio per 2-0, batte Alemão, il calcio di punizione per il Napoli e colpo di testa di Francini con bella deviazione da parte del portiere Tacconi. Primo angolo in favore del Napoli, avanzato come sempre Francini, è stato lui a colpire, vediamo il battuto l'angolo, Crippa cerca lo spazio per il tiro, Crippa ha ribattuto il suo forte tiro e poi Tacconi ancora in anticipo su Renica che era il giocatore del Napoli più avanzato, rimasto comunque in posizione regolare, non in fuorigioco. Rivediamo ancora l'azione di prima con il colpo di testa di Francini, respinto molto bene dall'attentissimo Tacconi, e si riprende con questo calcio di punizione per la Juventus. Tricella lo tocca all'indietro per Favero, Tricella, Di Agostino, Galia per Zavarov, Renica intercetta, fallo per la Juventus, fallo di Galia della Juventus, quindi battuta la punizione, Alemão verso Maradona, si chiudono Favero e Marocchi, poi il colpo di testa all'indietro ancora di Favero, Di Agostini, Barros, cerca di scalare in contropiede la Juventus, ora che può giocare più chiusa, anche se la Juventus è una squadra più di manovra che di contenimento. Zavarov, Altobelli, ancora Zavarov, calcio di punizione per il fallo su Zavarov.
decimo minuto del secondo tempo al Comunale di Torino, Juventus 2 Napoli 0 nella partita di andata dei quarti di finale di Coppa UEFA. Mauro alla battuta di questo calcio di punizione. Crippa rinvia fuori area, riprende Bruno. Galia anticipato da Renica, poi vince un rimpallo Renica e riesce a servire Maradona. Cerca di velocizzare la manovra Maradona, il contropiede, ribatte ancora Maradona verso Careca che tocca di testa ma molto debolmente. Voleva forse più che tirare in porta appoggiare verso Carnevale, fare la torre a beneficio di Carnevale. È venuto fuori un tiro molto debole che non ha impensierito Tacconi. È la cosa migliore del Napoli nel secondo tempo, lo spunto di Maradona che stiamo rivedendo. Careca voleva appoggiare per Carnevale ma ha deviato troppo sotto la porta e quindi Tacconi ha potuto intervenire. Immagine ancora dal vivo, Juventus in avanti, c'era un fuorigioco di Altobelli e infatti guardaline l'ha segnalato l'arbitro Courtney, inglese 48enne che dirige il corso, segna il calcio di punizione in favore della difesa del Napoli. Il gioco è già ripreso, Ferrara, Alemão. Careca, fermato Careca, subentra però nell'azione Francini e Careca era rimasto però il fuorigioco. Movimento anche sulla panchina del Napoli. Ricordo che Napoli ha Bigliardi, Romano, Giacchetta e Neri. Non può disporre oggi di Carannante e De Napoli squalificati. Mauro fa filtrare la palla in avanti verso Zavarov sul quale è andato. Ora è Barros, dopo che Zavarov si era liberato di Alemão, tiro tentato da Mauro da fuori area, conclusione alta di Mauro, questo tiro dopo 12 minuti e 20, ecco il quadrato Massimo Mauro. Ecco il cambio nel Napoli, sta per entrare con numero 14 Romano. Alemão esce, il brasiliano Alemão tornato dopo 4 mesi di inattività per epatite virale al calcio giocato in Serie A domenica scorsa nel secondo tempo della partita vinta dal Napoli sul Lecce per 4-0 e ha segnato proprio un gol Alemão. Oggi ha giocato in Coppa UEFA. Ora il suo posto viene preso da Romano, anche lui è stato per molto tempo assente. Careca, un lungo infortunio anche per Romano, anche lui è alla ripresa dell'attività da poco tempo dopo una prolungata assenza. A terra Zavarov, calcio di punizione in favore della Juventus. Tricella, Altobelli, Di Agostini, Marocchi per Zavarov, apre molto bene Zavarov per Mauro, il cross un po' troppo profondo e finisce direttamente sul fondo, impossibile ai suoi compagni l'intervento. Corradini cambia con Giuliani, mentre ci avviamo al quarto d'ora del secondo tempo. Crippa, Ferrara verso Maradona, molto ben controllato da Galia. Aveva già giocato su Maradona quando Galia rivestiva la maglia del Verona. Qui in azione Renica, ecco Romano.
Romano non ha preso il posto di Alemão dal punto di vista tattico per adesso. Vediamo che sulla destra gioca più Crispa che non Romano. Adesso c'è un fallo su Barrone. Ed è proprio nel settore destro che forse Napoli è un po' più carente, mancandogli l'apporto tradizionale di Nando De Napoli. Ferrara toccato per Maradona che mette in mezzo Carnevale all'indietro, Romano, Corradini, non c'è lo spazio per il tiro, Renica ancora, Romano è all'indietro dove è rimasto Fusi a coprire il ruolo di libero, con Renica che si era spinto in avanti, Maradona va via da solo cercando ora poi la triangolazione con Carnevale e c'era Marocchi in difesa che ha respinto mandando direttamente il pallo laterale all'altezza della panchina del Juventus. La rimessa in gioco è di Ciro Ferrara. Romano, ancora Ferrara, Fusi, Romano, controlla bene sull'attacco di Altobelli, serve Corradini che si spinge in avanti quasi a cercare lo spazio per il tiro, Corradini entra in area di rigore, poi nello slancio termina a terra, azione che si esaurisce sul fondo. Ecco la ripetizione di quest'ultimo episodio con l'affondo di Corradini, è controllato da Mauro e lo slancio è tutto di Corradini che finisce a terra. Crippa, Ferrara, Careca, Maradona, spazi sempre molto stretti per Maradona, controllato molto da vicino, ha poca possibilità di controllare la palla e di giocarla, ha avuto un paio di spunti molto brillanti nei primi 10 minuti, poi dopo è stato controllato sempre molto bene. Rivediamo quest'ultimo episodio, Altobelli, Zavaro, intervento di Corradini, Zavaro sul calcio di punizione battuto da Diagostini, c'è ancora un fischio di Cortini, un calcio di punizione per l'intervento di Fusi su Barros. Rui Barros sicuramente fra i migliori, è un buon momento di forma, da 7 domeniche praticamente Rui Barros è l'autore dei gol della Juventus, oggi non ha segnato ma ora è stato servito proprio Barros. Marocchi all'inseguimento della palla, oggi Barros però ha provocato con il suo bello lo spunto il raddoppio con l'autogol di Corradini, un cross verso Altobelli, Corradini devia fuori, c'è pronto Crippa a proseguire questa azione e c'è un fallo di Careca su Bruno e quindi il calcio di punizione in favore della Juventus. Mauro, Favero e Galia, Diagostini, Zavaro, ancora un fallo su Zavaro da parte di Ferrara. Battuta da Diagostini, ancora Diagostini, Zavaro, sempre per Diagostini, il palleggio è intercettato da Renica, Maradona, fallo di Diagostini su Maradona, Diagostini stava rinvenendo. Battuta
della punizione Maradona, si allarga Romano dalla parte opposta Ferrara, il lancio in profondità lo raccoglie Careca, c'era anche Carnevale, si proietta in avanti Francini, era diventato il centravanti, bell'intervento in difesa, in recupero comunque da parte di Altobelli, ma il Napoli spinge ancora con Francini, fermato da Fabio. Francini sempre più spinto in avanti. Barros. Pur giocando con tre potenziali punte quali Carnevale, Careca e Maradona anche, in realtà è Francini il giocatore che sta diventando più pericoloso, comunque la sua posizione è quella che la Juventus dovrà temere di più. Carnevale difende molto bene la palla, Carnevale non riesce a trovare lo spazio per il cross, comunque il raddoppio di marcatura su di lui, arriva anche Romano, Maradona ancora nella mischia, alla meglio la Juventus, Barros, Altobelli, ha intercettato bene però Ferrara, c'è un fallo di Barros su Ferrara, calcio di punizione in favore del Napoli, Romano cercava di batterlo, Barros ha fatto pressing pure sul calcio di punizione a gioco fermo per impedire ai napoletani di battere a sorpresa e di trovare sbilanciata la squadra bianconera. Ecco finalmente la punizione di Maradona, profonda in area, Ferrara tocca all'indietro per Fusi, ancora Ferrara apre allargando per Crippa, sempre pronto il raddoppio di marcatura sul giocatore napoletano che arriva in avanti, fermato Crippa, c'è un fallo su Zavaros e c'è un calcio di punizione per la Juventus nella sua tre quarti. 22 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, Juventus 2 Napoli 0, gol di Bruno al 13° con un gran tiro da fuori area su appoggio di Marotti, raddoppio al 45° autogol di Corradini su un tiro cross radente velocissimo di Barros, palla che arriva a Maradona, in qualche modo riesce a precedere Di Agostini, poi c'è un rilancio verso Careca, Careca cerca di liberarsi in qualche modo di Bruno, commette fallo sullo stopper, resta a terra e c'è ovviamente il calcio di punizione in favore della difesa della Juventus. Sulla panchina della Juventus ancora c'è Laudrup che si sta scaldando, intanto vediamo Renica in difesa, collabora bene Corradini per questo disimpegno della difesa del Napoli, Corradini poi in posta, Ferrara, tutta dei difensori questa azione, ma che non arriva a Maradona, anticipato da Galia, Barros era in fuorigioco da Lia, infatti fuorigioco. Maradona, Romano, Crippa, si chiude la difesa della Juventus con Marocchi che anticipa sia Francini che Carnevale, che erano i due giocatori più avanzati, come vedete Francini è sempre presente ormai in zona di attacco, fa l'attaccante aggiunto, rilancio di Zavarov troppo lungo per Mauro, ecco ancora Francini che sta giocando a tutto campo con le proiezioni sempre più frequenti in avanti, ma con i recuperi difensivi resi necessari dal fatto che la Juventus è una squadra che imposta molto bene, con molte mezze punte in grado di trasformarsi in attaccanti e soprattutto con giocatori molto veloci e quindi
impediscono alla squadra napoletana di essere troppo a lungo della metà campo avversaria, deve badare a difendersi, a proteggere, perché la rapidità del contropiede juventino la può insidiare. Ferrara va al cross lungo verso Carnevale, tra due avversari, Carnevale poi sgomita in qualche modo per liberarsi e la Juventus beneficia di un calcio di punizione. Una delle rare azioni di disimpegno, Pavero ha toccato indietro a Tacconi. Mauro. Altobelli. Francini. C'era un fallo su Francini, infatti viene battuta la punizione. Renica, ancora attaccato in pressing dal mobilissimo Rui Barros. Crippa. Careca, ora Ferrara, Romano, Careca per Crippa, perentorio rinvio su Crippa, da parte sempre di Rui Barros, eccolo inquadrato Michael Laudrup che sta per entrare in campo. E della prima sostituzione per la Juventus. Intanto c'è un lancio lungo di Renica, molto lungo, esce, blocca Tacconi davanti a a Carnevale. Tricella, Mauro. Ancora un calcio di punizione in favore della Juventus, allora, con un altro pallo assolto. Lavarov. Sono assolto, sempre assolto. Entra Laudrup ed esce Altobelli. Laudrup. E non il 16 come anticipato, comunque Laudrup che prende il posto di Altobelli. Crippa di testa e poi Romano ha difficoltà di prendere la palla, comunque ci riesce, un rimpallo favorisce Di Agostini, ma è Ferrara in protezione. Altobelli dunque dovrà rinviare il 40esimo Eurogol. Romano. Pavero ha anticipato nettamente Carnevale, poi Fusi viene preso in mezzo fra tre avversari e scatta ancora la Juventus appoggiando la manovra ora proprio su Laudrup, il nuovo entrato Zavarov, quasi in zona tiro, ribatte Renica il tiro tentato da Zavarov che lo ha preparato più volte ma non è mai riuscito ad effettuarlo come avrebbe voluto. Mauro supera molto bene l'avversario, contropiede Juventus, Mauro va al cross, troppo lungo, si perde dalla parte opposta dove c'è Crippa, nettamente in anticipo di Agostini, è arrivato non per colpa sua in ritardo, su un pallone troppo lungo crossato dalla parte opposta. 28 minuti e 48 secondi nel corso del secondo tempo, Juventus è sempre in vantaggio per 2-0 sul Napoli, per chi si fosse messo adesso in ascolto in visione. Stiamo trasmettendo in diretta dallo stadio comunale di Torino l'incontro di andata dei quarti di finale. Vediamo in azione Maradona, ribattuto il suo tiro che finisce in calcio d'angolo. Secondo angolo in favore del Napoli, 2-2 gli angoli, 2 per la Juventus nel primo tempo, 2 per il Napoli nella ripresa. C'è Zavarov che va a piazzarsi sul primo palo dove si è portato anche Renica in azione di disturbo, la traiettoria proprio verso Renica sul quale è uscito in presa Tacconi, proprio Renica che si era portato sul primo palo, Maradona aveva indirizzato il suo calcio d'angolo. È intervenuto ancora Fertni, ha ravvisato una irregolarità dei napoletani,
e infatti si riprende con un calcio di punizione in favore della difesa del Juventus. Il rinvio di tacconi, c'è un fallo di Parros. Renica Romano, molto lungo verso Careca, che sfiora ancora di testa, non riesce a far la torre per Carnevale. Attende Zavarov sul rinvio. Stiamo rivedendo intanto l'episodio di prima. Carnevale si era lamentato anche dell'intervento di Favero. Immagini che tornano dal vivo, c'è una punizione in favore del Napoli. Ferrara, Romano, Carnevale, alza, e fuori gioco di Carnevale comunque. Ecco ancora la ripetizione, il lancio di Careca. Dalla ripetizione c'è la sensazione che Carnevale fosse ancora al di là, cioè fosse ancora in posizione regolare quando è partito il lancio di Careca. Comunque Carnevale non era arrivato in tempo sulla palla. Ecco Zavar, ecco Laudrup, fallo sul danese. Abbiamo visto settimana scorsa il fratello minore Brian Laudrup, nelle file della nazionale, che ha giocato a Pisa contro l'Italia. Ecco la ripetizione del fallo di Cusi su Laudrup. Zavarov, Mauro, dietro c'è anche Di Agostini e anche Bruno, galvanizzato dal gran tiro dal limite con cui aveva portato in vantaggio la Juventus prima del raddoppio sull'autogol di Corradini. Zavarov sulla palla, ora si avvicina anche Marocchi, parte Zavarov, allarga per Mauro, il cross sotto porta, Ferrara protegge davanti a Barros l'uscita del portiere Giuliani. Ecco Barros anticipato da Ferrara, colpo di testa di Crippa, Carnevale, Romano ancora verso Carnevale in posizione centrale, l'attaccante fa venire in avanti anche Careca, cerca lo spunto in dribbling, Careca libera ancora Carnevale ma non riescono a liberarsi da Romano, ancora Maradona, si prosegue, la palla è rimasta al Napoli con Romano ancora, Cusi dopo l'intervento sempre di Barros, presente praticamente dovunque, Maradona non riesce ad effettuare l'intervento che avrebbe voluto e poi è Renica che aggancia un pallone che se gli fosse sfuggito sarebbe arrivato pericolosamente nella zona di Laudrup. Fallo di Carnevale, calcio di punizione in favore della difesa della Juventus, mentre Carnevale non è d'accordo con la decisione dell'arbitro Courtney. Laudrup, Romano, Cusi, Renica, dopo un tocco di Francini, avanti Carnevale, Careca e anche Maradona, adesso verso Carnevale, aggancia bene Carnevale in area, tira forse poco convinto, comunque la palla carambola sui piedi degli avversari e finisce in calcio d'angolo, terzo angolo in favore del Napoli in questo secondo tempo. Questa volta Renica ancora non è andato sul primo palo, ci va ora insieme a Corradini,
viene servita lì, colpo di testa di Francini in elevazione, ma c'era l'intervento dell'arbitro e si riprenderà con un calcio di punizione. Rivediamo ancora l'angolo. Colpo di testa era di Francini, come avete visto, ma l'arbitro aveva già fatto riprendere. Ecco il quadrato Ottavio Bianchi. Colpo di testa di Ferrara. Crippa. Ancora Crippa sul rinvio di Galia. Intercettato il lancio di Crippa. Barocchi. Mauro fa distendere in avanti la sua squadra, c'è in copertura ora Francino, ma viene avanti tranquillamente la Juventus, anche con Tricella, quindi Zavarov, quindi De Agostini. Non supera l'ostacolo di Ferrara, che è comunque scorretto nei suoi confronti, quindi Fortuny assegna un calcio di punizione. La Juventus, 36 minuti di gioco, 2-0 nel corso del secondo tempo in favore della Juventus. Batte De Agostini. Colpo di testa di Corradini, quindi Romano. Carnevale. Maradona. Crippa. Careca alle prese con Bruno, alla meglio Bruno, Careca lo va ad attaccare ancora, ma Bruno protegge bene il possesso della palla, poi però Careca ancora lo va a disturbare e la difesa juventina sfiora quasi il calcio d'angolo, ma Tricella mantiene regolarmente la palla in campo, poi serve Laudrup che di testa in diritto verso Barros, rapida azione di Barros e Fusi è costretto a fermarlo correttamente e subisce l'ammonizione, primo ammonito della partita Fusi. Fallo come spesso avviene per fermare lo scatto irresistibile di Barros, quando va via Barros riesce a imprimere una rapidità alla sua azione inarrestabile. Barros ancora a terra per questo fallo subito da parte di Fusi, che è stato ammonito, primo giocatore ammonito della partita. Può riprendere il piccolo portoghese al suo primo campionato in Italia, un'esperienza indubbiamente brillante. Si riprende con la punizione che viene battuta da Marocchi, poi la toccano Barros e Marocchi, c'è un fallo su Marocchi, su Barros, quindi c'è un calcio di punizione non compreso dai giocatori del Napoli, che pensavano ad un doppio tocco forse di Barros, invece Barros aveva toccato con la collaborazione di Marocchi. Reclama ancora Carnevale, batte Tricella, Mauro, Marocchi. Cerca di andare via a Fusi, la cosa non gli riesce. 39esimo minuto del secondo tempo, la Juventus finisce con molta autorità questo incontro. Zavarov, Galia, non riesce la triangolazione, troppo in profondità il passaggio di ritorno di Galia. Carnevale, Carnevale ha un buono spunto, va via a Favero. Favero però torna ancora su di lui, Carnevale si libera della palla servendo Crippa, non trova collaborazione, è inseguito da due avversari, viene in avanti Ferrara, Ferrara scivola ma si rialza in tempo utile per Severini in profondità, un bel pallone per Romano, un po' troppo lungo, poi Romano va a proseguire l'azione e quindi si scontra inevitabilmente con Tacconi. Buon pallone in profondità, lo rivediamo, ecco che il regista Balani ce lo ripropone. Buon servizio di Ferrara per Romano,
forse un po' troppo angolato, un po' troppo aperto lateralmente, troppo in profondità, e Taccone può intervenire. Ora batte la punizione per il fallo subito da lui stesso, perché Romano aveva proseguito la corsa. Vediamo Marocchi, Mauro, Laudrup, intercetta Romano, Maradona, la guardia di Galia ha messo in difficoltà Maradona, ha potuto esprimersi al meglio soltanto a sprazzi, molto raramente, e mai con quella continuità che la squadra cerca di avere da un campione come Maradona. Fusi, Marocchi, Ferrara protegge l'intervento di Giuliani. Siamo giunti al 40° minuto e 45 secondi. Napoli, temendo il contropiede della Juventus, non ha mai cercato l'attacco forsennato nel secondo tempo, anche se ovviamente aveva bisogno del gol per il valore, ecco che viene ammonito Carnevale, ma è il suo nervosismo si era evidenziato negli ultimi minuti con due o tre reclami sempre più vistosi, evidenti. Tanto c'è un altro cambio, sta per entrare Magrin, mi pare di aver visto Magrin che dovrebbe entrare al posto di Mauro. Ecco infatti la conferma, è Magrin che entra al posto di Mauro. Ammonito dunque Carnevale, sono stati ammoniti Fusi e Carnevale. Napoli, vi dicevo, temendo il contropiede della Juventus, non si è mai sbilanciato troppo in avanti, per questo che dà la sensazione di non reagire troppo. Ecco comunque che De Agostini viene in avanti, la triangolazione con Barros è non riuscita. Maradona, intervento in due tempi, poi c'è il fuorigioco di Maradona sul lancio di Romano dopo un intervento in due tempi non felicissimo da parte di Galia, forse l'unica sbavatura di una partita esemplare da parte del numero 4 bianconero. Napoli, come si sa, impegnato su tre fronti, secondo in campionato a due punti dall'Inter capolista, finalista con la Sampdoria in Coppa Italia e Coppa UEFA con i quarti di finale che stiamo vedendo. La Juventus fuori dalla Coppa Italia, in campionato un ritardo abbastanza notevole dalla coppia di testa, soprattutto dalla capolista, ha ora come obiettivo principale proprio la Coppa UEFA. Magrin, Laudrup, i due giocatori nuovi entrati della Juventus, ancora Laudrup, Zavarov, Fermarenica, Magrin va al tiro fuori, è un'altra sua specialità, il tiro da una certa distanza. Magrin, eccellente tiratore anche di calci piazzati, calci di rigore, calci di punizione. Ecco che rivediamo l'azione, c'è il rinvio di Renikas, Magrin controlla e subito, mettendo la palla a terra, quasi batte una punizione. Colpo di testa di De Agostini, Zavarov aggancia bene, apre per Magrin, si distende in avanti la Juventus, cross lungo verso Laudrup, buon palleggio di Laudrup ai danni di Corradini, poi va a terra nel contrasto. L'arbitro fa proseguire il gioco che ora è impostato da Renica. Filtra bene il pallone di Renica, ottimo pallone per Romano, poi ancora Careca viene fermato scorrettamente, calcio di punizione in favore del Napoli, un bello spunto di Careca.
44esimo minuto e 50 secondi, siamo proprio agli sgoccioli dell'incontro. Un calcio di punizione in favore del Napoli. Siamo ai 22-23 metri, anche qualcosa di più forse. Renica e Maradona, i due specialisti, forse l'ultima speranza del Napoli, l'ultimo, vediamo Tacconi che urla i suoi, le sue indicazioni ai compagni della barriera, ma tutta la Juventus è praticamente lì, barriera o non barriera, tutti i 10 giocatori della Juventus sono intorno alla lunetta davanti all'area di rigore. Continua a urlare Tacconi, i suoi compagni non lo capiscono evidentemente. Ecco che ora tutto sembra pronto per battere questo calcio di punizione. Maradona e Renica, il tiro di Renica ribattuto da Zavarov, riprende Fusi, ripropone nel mucchio, Maradona di testa verso Carnevale, Francini intercetta, poi interviene l'arbitro Körtny che assegna un calcio di punizione in favore della difesa della Juventus e siamo ormai a tempo scaduto, un pienissimo recupero. Tricella fa allontanare Carnevale, tocca per Tacconi, effettua un rinvio molto lungo, Renica a sua volta rinvia nell'ultimo episodio della partita andata dei quarti di finale di Coppa UEFA al Comunale di Torino. Juventus batte Torino, Juventus batte Napoli 2-0, al 13esimo gol di Bruno, al 45esimo autogol di Corradini sul cross di Barros, linea a Roma.